Lei presiede questa celebrazione esequiale, quali i suoi sentimenti in questo momento e qual è il rapporto col sacerdote che è scomparso? Ma i sentimenti sono quelli di una tristezza ma anche di una speranza forte. Io nell'omelia che ho preparato per questa liturgia non parlerò di Graziano, di Don Graziano, perché è giusto rispettare il ricordo di chi l'ha amato e conosciuto meglio di me. Faremo parlare la parola di Dio che ci rivela qual è stato il segreto della gioia di Don Graziano, il suo diventare prete e il suo essere, dobbiamo dirlo, in maniera esemplare. Vi conoscevate? Sì, io sono amico del parroco di Don Graziano, Don Renato, da anni e infatti ricorderò anche dell'omelia soltanto l'ultimo gesto che lui ha fatto, che è stato quello di invitarmi a fare la sorpresa al suo parroco per il suo 40° di ordinazione sacerdotale. Ci eravamo conosciuti già per gli incontri con i cresimandi, le celebrazioni delle cresime, ma pur non essendo della mia zona pastorale, ecco, ammiravo in lui il suo entusiasmo, la sua gioia.